L'apertura di stagione del Teatro alla Scala per il balletto con Silvia è una grande opportunità per il corpo di ballo, poiché questo titolo mancava dal repertorio da oltre un secolo. L'ultima Silvia o la ninfa di Diana apparsa sul palcoscenico del Piermarini risale addirittura al 1894. Quindi, è chiaro che questo balletto è di estrema importanza e vale un'apertura di stagione. Io ho dato alla mia conferenza un titolo che è La ninfa innamorata di Aminta per il gioiello prezioso di Leo Delibes, e già in questo titolo ci sono due elementi che spiegano l'importanza del balletto. Innanzitutto la musica di Leo Delibes. Leo Delibes compose nel 1876 questa partitura sulla scorta della sua esperienza in Coppelia, di cui tutti ricordano la meravigliosa mazurka. E la compose ancora una volta nello stile di un balletto che lui chiamava Sinfonique. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo balletto si può ascoltare autonomamente dalla visione della danza, poiché è un balletto, è una partitura che vive in autonomia, esattamente come può vivere in autonomia e solo in forma di concerto la musica del Lago dei Cigni. Quindi Leo Delibes è uno dei pochi compositori del XIX secolo che riscatta la musica da una funzione, una posizione del tutto ancillare rispetto alla coreografia. E lo fa con una ricchezza di colori, con un cromatismo, con una ricchezza di leitmotiv, di citazioni anche, che rimandano a Wagner, a Rimsky-Korsakov, addirittura a Mendelssohn, e con una eleganza che i francesi, e brillantezza che i francesi chiamano le jolie, che rendono questa partitura assolutamente encomiabile e ascoltabile con grande piacere, ma è anche una partitura densa, cioè ha momenti lirico-drammatici e poetici. Poi c'è la Minta del Tasso, naturalmente, che è la fonte ispiratrice del balletto, dalla quale il primo coreografo Louis-Alexandre Mérante, appunto nel 1876, trasse questo suo balletto con due librettisti che, diciamo, arricchirono l'idillio pastorale di Aminta e resero anche onore, diciamo, alla inaugurazione di Palais Garnier, perché bisogna anche ricordare che Silvia ou la nymphe de Diane, questo era il titolo francese, inaugurò la nuova sede del balletto e del Teatro d'Opera Nazionale parigino, in quanto il precedente spazio alle Paletier era andato in fiamme. E dunque il balletto presentava dal punto di vista sia scenografico che costumistico, ma soprattutto musicale, una sfarziosità degna di Palais Garnier. Non fu molto amato dai critici dal punto di vista della coreografia, però la musica di Delibes ebbe una tale fortuna da essere addirittura lodata da Tchaikovsky, che scrisse più volte anche al fratello Modest che non avrebbe mai scritto il Lago dei Cigni, poiché una volta ascoltata Silvia riteneva il suo lago inferiore a Silvia. Ora è chiaro che il parere così autorevole di Tchaikovsky rende omaggio a questa partitura, che in realtà è il salvacondotto che ci porta Silvia fino ad oggi, attraverso una tradizione soprattutto francese, perché sono i francesi che hanno mantenuto in vita
questo balletto con trasformazioni naturalmente, in parte sono stati anche i russi e quindi Legris, che noi conosciamo soprattutto come grandissimo interprete perché è stato alla Scala molte volte anche guest artist e che è frutto dell'École de danse française, proprio un ballerino campione di virtuosismo, di tecnica interpretativa, ora lo troviamo in veste di coreografo ed è la prima volta per noi, quindi doppia sorpresa, doppio regalo per questa apertura di stagione e per questo augurio anche di Buon Natale che la Scala ci dà attraverso questa prima assoluta al quadrato.